venire qui e mi guarda che tempo, no. Mi devi aiutare, mi devi! Te lo butto in mezzo al fiume quel telefono lì fra un po'. È la luce! Sì, vai a cagare. Ma a me sembra in bolla. Dai, dai, la tua testa è in bolla. Quella sì che è in bolla. Beep my house, ragazzi! Episodio numero 4, dopo agosto, che appunto vi siete fatti i cazzi vostri, avete fatto le vacanze, sole, spiagge, piscina, Ibiza, Formentera, champagne, ostriche. Io sono stato qui a lavorare, a continuare i santi lavori. Continuiamo con gli aggiornamenti. Oggi vi voglio mostrare finalmente il tipo di piastrella che andremo a mettere, soprattutto il tipo di colorazione, il tipo di tonalità. Ovviamente, come potete notare, qui sulla sinistra abbiamo un tono più caldo, più, come si dice, ambrato, dorato, non so, aiutami tu, Cavetto. Caldo, un tono più caldo, perché dovete sapere che chi mi sta facendo il video è colui che mi venderà queste piastrelle, ma non si vuole far vedere in telecamera perché si vergogna. Mister X rimane sempre. Quindi abbiamo un tono più caldo, adesso magari le tiriamo fuori, non so se si vede, adesso la spacco sicuro. Ecco, vedete, è effetto legno con anche dei nodi, diciamo, ed è un grass porcellanato. Un pochino più bianca per il reparto superiore, ovvero il reparto notte, è sempre effetto legno, ma leggermente più bianca rispetto a quella di prima, semplicemente. Quindi, al piano terra, che è la zona giorno, un pochino più caldo, un pochino più marrone, nella zona di sopra, ovvero quella notte, un pochino più bianca. Domenica 28 agosto, mi si è chiusa anche la visiera, iniziamo a pulire tutto quanto il soffitto, ovvero tutte quante queste pietre qui, che vedete appunto in alto, voi vedete che sono nere, le andrò a pulire con il flessibile e le porterò al colore naturale, ovvero quel rosa, rosino. Vedete che spettacolo alla fine. Si potrebbe anche sabbiare, certo, ma la sabbiatrice magari la uso in stalla, che la metratura è molto più grande e di conseguenza con la sabbiatrice magari faccio prima. Invece qui appunto userò flessibile con un disco apposta. Siamo a lunedì 29 agosto, come vedete, guardate un po' lì, non c'è più la canna a fumare, ovviamente non c'è più il camino, ma il camino ormai non c'è più da un pezzo. Prima, se vi ricordavate, c'era un buco, ora abbiamo tamponato con della carpenteria, mio padre intanto sopra che sta chiudendo, ora gli portiamo un po' di cemento, guardate sempre il mio abbigliamento molto spartano, sì, il mio abbigliamento spartano. Se vi ricordate dai video precedenti, qui c'era tutta, cioè dietro la scala c'era tutta quanta una canna fumaria che andava fin su e sbucava ovviamente il comignolo fuori dal tetto. Quindi stamattina, oh fiatone, stamattina alle 6 mi sono alzato, ho demolito il camino, tutto quanto il condotto, diciamo, fino in fondo, in poche parole. C'ho talmente tanto fiatone che non ho neanche più le parole. Mio padre sta, diciamo, chiudendo, quindi con i tavelloni, con il cemento e chi più ne ha ne metta. Andiamo a vedere mio padre che cazzo sta facendo. Eccolo qua. Asse brot. Ecco, lui scossa la terra. Ecco, lui solo mette degli ordini. Sa dare. Non so se nel Pimp My House e episodi vecchi avete già visto che avevamo già gettato il pavimento qua. E Nathan dice solo delle minchiate. Mio padre è sempre carino con me, sempre. Comunque, fai vedere, abbiamo già gettato tutto quanto. Siccome non mi ricordo se negli episodi vecchi l'ho fatto vedere, ora l'avete visto. Quindi ti chiedi, da sempre solo degli ordini, sì.
Allora ragazzi, andiamo subito a vedere che cosa ho combinato. Questa volta la porta è già aperta. Allora, finalmente ragazzi, guardate che sollievo. Cioè, guarda per terra, inquadra, si vede bene? C'è un pavimento. Venite a vedere, sentite che bello. Oh, oh, un pavimento sul quale camminare, su cui camminare. Che figata ragazzi. Non avete idea di quante fatiche che ci ho speso, che ci abbiamo speso, ma finalmente camminiamo su un pavimento, non più su della terra, su degli scavi. Che due maroni! Tutta quanta la platea, tutto quanto il getto è stato fatto e terminato. Come vedete però intanto i lavori sono andati avanti, sono proseguiti. Abbiamo quindi, diciamo, mettere il betoncino nelle pareti dove c'era magari più sasso, diciamo. Ovviamente poi davanti alle pareti perimetrali solo e non quelle interne, perimetrali, ci verrà un altro muro davanti inforato, perché tra il muro portante e il muro di forato che noi andremo a fare ci metterò la cellulosa, quindi diciamo un cappotto interno. Col fatto che il cappotto esterno costa un botto di soldi, io ho le bazze e lo faccio interno. Tanto i muri tornano esattamente dove erano prima, perché se vi ricordate già inizialmente c'era un intercapedine, sentite che termini che sto iniziando ad usare un pochino tecnici, c'era già un intercapedine, quindi però questa volta in questi intercapedine che loro avevano lasciato vuota, io ci andrò a mettere appunto la cellulosa. Bene, abbiamo già iniziato a mettere giù gli scarichi per i bagni, quindi stiamo già iniziando anche a lavorare un pochino con impianto idraulico, tra virgolette. Ma si vede qua, ho aperto quella famigerata porta che è stata murata. Io pensavo di trovarci una valigetta piena di soldi, dei diamanti, dei cadaveri, dei reperti storici, invece non c'era un emerito cazzo se non della polvere e dei ragni. Comunque questo qui ragazzi, lascerò ovviamente i travi in legno a vista perché è il suo bello, qui poi ci metterò una bella porta scorrevole e qui ci verrà il guardaroba. Praticamente tu quando esci, entri fuori casa, le giacche che usi per entrare e uscire le metti qua in fila indiana, e di qua sulla destra ci mettiamo la scantiera. Fai pure vedere, siccome questo qui ragazzi è il sottoscala, non ha mica senso tenere questa stanza qui murata e chiusa, no. Apriamola ed usiamo gli spazi che abbiamo. Sono già i tubi dell'elettricista, che l'elettricista sempre amico mio me li ha portati. Questa parete qui è già stata intonacata sempre con del betoncino, chiamiamolo, è un intonaca rinforza quello che avete visto. Non facciamo pubblicità ovviamente alla MAPEI, perché non paga la MAPEI, quindi non facciamo pubblicità. Comunque sia, abbiamo usato l'intonaca e rinforza, anche lì che è una parete esterna, ci andrà appunto la parete davanti per coprire appunto la cellulosa. Vengi mamma, cammini sulle macerie senza inzamplarsi. Allora, qui stiamo già iniziando ad imbastire la cassamatta per la porta della cantina. Come avete visto, le porte prima erano basse perché erano di 2 metri, adesso la misura standard è di 2,10, quindi abbiamo dovuto cavare via l'architrave originale che era qua. E l'abbiamo alzato con un architrave ribassato, in maniera tale che la cassamatta, ovvero questa è la cassamatta, sono semplicemente 3 legni di merda messi in quella maniera, che costano 12,50 euro il Brickman Boyd Leather. Tu la metti qui e ti fa, diciamo, da scheletro per poi andare a montare la porta. Il pavimento c'è già, la platea è già tutta quanta fatta. Qui i mattoni puliti che sono rosa, vi ho fatto vedere l'altra volta, che prima erano semplicemente neri. Quindi sono talmente tanto avanti che i travi, ho trovato questi travi qui tramite un amico di mio zio che c'è una casa in campagna abbandonata ed è pieno di questi travi qui, quindi mi vedo, te vai là, prendi quel cazzo che pare, e io non li sono andati a prendere. Cosa serviranno tutti quanti questi travi, che poi tutti non li avete ancora visti perché ci sono tantissimi altri, ve lo spiego subito. Questi travi qui, siccome qua ragazzi verrà un muro, diciamo, fatto con dei travi di legno che dividerà il mio studio, io monterò un trave in piedi fino al soffitto, spazio, che ci passa anche una persona, e ci metto un faretto a terra, un trave che va fino al soffitto, spazio, e un faretto a terra, e così via fino a qua. Qui lascio un'apertura di 1 metro circa, e poi quei travi continuano fino là. Così io metterò qui la mia bella scrivania, il mio bello studio per il coaching online, con tutte quante le coppie dietro. Non ho messo studio, l'ho detto così. Allora, andiamo di là. Vai. Come vedete,
Anche nella stalla abbiamo rifatto tutta la platea e finalmente possiamo camminare sul pavimento solido. Intanto il cane di mamma rompe i coglioni perché è vecchia, dura ed è sclerotica. Abbiamo i due portoni recuperati sempre da un fienile, dove li andrò appunto a restaurare con i vari oli, i vari nutrimenti. E questo portone qui, stile rustico, ok, lo metterò scorrevole con dei binari che comprerò e lo metterò appunto come porta scorrevole, così è rustico nel moderno, diciamo. Questa qui è l'altra parte del portone, ovviamente entrano le due parti uguali, e tu vedrai questa parte qui che si aprirà in questa maniera per appunto collegare la casa. Qui ci sono altre porte, stile rustico, vintage, che andrò appunto a sistemare, a restaurare, a modellare, che per dare quel tocco di rusticità. Si dice rusticità, mamma? Eh? Qui già l'idraulico mi ha già scritto nei muri di qua e di là. Che cosa c'è scritto qui? 2x22 di diametro rame, vuol dire due tubi di 22 di rame, perché qui ci verrà il camino, che il camino lo userò anche per far andare il riscaldamento dei termi. Detto questo, ragazzi, possiamo concludere anche il quarto episodio di Pimp My House. E che dire, like, un bel commento, mi raccomando, se vi piace questa serie, un bel like, un bel commento, scrivetemi sotto nei commenti se vi piace, se vi interessa e continuo a portare questo progetto fino alla fine. Buona giornata e grazie per aver guardato questo video. Ciao ragazzi, alla prossima puntata, bye!